Ciao ragazzi, stavamo andando a dormire, ma all'improvviso guardate cosa è successo a Vanessa. Ani, è stata colpa tua? No. Hai fatto qualcosa? No. Perché io ero andata in camera per cambiarmi e è arrivata Vanessa. Vanessa, ma cosa ti è successo? Guardate ragazzi, perde un sacco di sangue dal naso. È successo qualcosa? Sei sicura? Hai picchiato contro qualcosa? E come mai tutto questo sangue? Non stai bene? Non ti sei sentita bene? Guardate il gatto che nel frattempo cerca di tirar giù la maglietta. Ragazzi, non capisco. Eravamo tranquilli, stavamo andando a dormire, sono andata in camera per mettere il pigiama, è arrivata Vanessa all'improvviso con tutto il naso che colava di sangue e mi dicono che non è successo niente, effettivamente non stavano litigando. A voi ragazzi è capitato qualche volta che vi accadesse che all'improvviso vi esce sangue dal naso? Allora, Vane, guardami un secondo. Devi andare giù col naso e soffiarlo, non devi tirare indietro la testa, è sbagliata quell'idea che ha la gente, devi soffiare il naso. Ti ricordi quando eri piccolino? Ti ricordi quando eri piccolina che soffrivi di epistassi? Che ogni tanto succedeva che ti cadeva, ti usciva il sangue dal naso, però adesso era veramente tanto che non accadeva più. Non è vero. Hai sbattuto da qualche parte? Guardate ragazzi. Sì. Che è il pennarello che non conosco. No, non è pennarello, è tutto vero. Ma perché l'altro non ti esce ancora? Fammi vedere. Adesso sciacquati un po' con l'acqua. Buttate questi fazzoletti perché sono pieni di sangue, mi fanno senso. Buttateli nel gabinetto. Sembra che hai perduto sangue da tutte le parti. È successo qualcosa, Anastasia? Dimmi la verità. No? È entrata in bagno e gli è uscito sangue dal naso? Anche per terra c'è sangue, via Gasper, no, non fate leccare al gatto il sangue. Anastasia, prendi un pezzo di carta che ci stai andando sopra tu sul sangue. Prendi un pezzo di carta, per favore, e pulisci. Fallo uscire, ancora? Sì, guardate. Sì, però ti devi sciacquare un attimino con l'acqua fresca, Fresca? Sì, no, calda no, sì, fresca, sciacquati. Prendi un pezzo di carta, Ani. Dai, pulisce, amore. Ma magari, non lo so. Non è che magari... Poi la pressione. La settimana scorsa non siete state bene. Non è che magari a scuola... Ma nella scuola hai picchiato la testa? Hai picchiato la testa? Sì, ma... Ma no, no, oggi tempo fa, ma no. Sento tipo... Ti dà fastidio? Ti brucia? No, perché... Ma magari ti si è semplicemente rotto un capillare, però è strano perché di solito succede se magari uno prende un colpo. No, perché infatti quando sono andata in bagno, Vanessa è venuta, me l'ha fatto vedere e ha detto esce un po' di mucco, io ho detto no, esce sangue. Ma dai! No, perché Vanessa è venuta in bagno e mi ha detto esce un po' di mucco, no, esce un po' di sangue. Eh sì, si sentiva bagnata probabilmente. Sì, perché io le ho detto non mucco, ma esce sangue. Ma ti sei spaventata, amore? Però poi le ho detto, vanno a dire alla mamma. Certo. Lei è venuta, amore, ti sentivi bagnata? Ragazzi, mi fa male la gola. Ti fa tanto male la gola? Senti, ti do il Nurofen, ma ti fa tanto tanto male? Sì? Non riesci a deglutire? Cioè, anche quando le tengo mi fa male più. Cioè, hai le placche allora. Allora ti do un po' di Nurofen, va bene? Sì, come va? Si è un po' bloccato. Forse hai un grumo di sangue nel naso, la pallina che senti. Prova a soffiarlo di nuovo. Sì. E non ti è mai successo. No. Invece lei quando era piccolina le capì. Dai Vanessa però, mamma mia, mi fai star male. Hai visto? Dio mio. Era piccola cosa? Quando era piccolina le succedeva spesso. Un giorno è andata sui gonfiabili, è salita in alto su questo gonfiabile in alto. Quando è scesa era una maschera di sangue, poverina. Aveva 2 anni. Ma c'è tipo qualcosa di strano lì. Adesso guardo, fa vedere. Allora, adesso però ti devi mettere il pigiamino. Anzi, ci dobbiamo ancora lavare perché alla fine ci siamo bloccati e non abbiamo fatto niente. No, perché praticamente io sono andata in bagno. Accesa la luce e sono andata in bagno. Poi Vanessa è venuta in bagno e mi ha detto esce un po' di muco. Io ho detto no, esce sangue. Poi è andata dalla mamma a dirglielo. Sì. L'ho detto io. E non perché ti sei spaventata, no, perché prima, amore. No. Bravo. Un po' però. Gioia. Un po' lì. Dopo guardiamo il video perché Vanessa ancora non lo sa che quando eravamo in bagno riusciva sangue. Allora dopo guardiamo il video, sono tipo così lo vede. Sì, almeno guardiamo il video e io lo Vane, sì, Vane, devi asciugarti perché dobbiamo lavarci e mettere il pigiama. Ti do un po' di Nurofen perché, non so se l'hai detto, hai questo mal di gola da 2 giorni. Anastasia, non farle aria perché Vanessa ha il mal di gola e se tu le fai aria magari rischia che si ammala di più. No, infatti l'anno scorso Vanessa a scuola le mamma ha vomitato.
Vero, ma sì, due volte con la maestra Lucia. Ma tu sei un po' carente di salute, però mi fa arrabbiare perché poi cosa succede? Che si mette le maniche corte. Ieri pomeriggio eravamo giù in taverna a festeggiare il tuo compleanno e lei era a maniche corte, fa freddo. Vanessa, ti devi mettere in testa che fa freddo, perché siamo a metà novembre, non è più estate, poi stai sempre male. Eh? Faceva freddo. E invece sapete, fa freddo, lo dici tu che non fa freddo. Sapete ragazzi che se riusciva a tutte le parti il sangue, si creavano i baffi così. Se faceva così, tipo con la panna, quella panna, o no, cos'era? Il frullato alla banana che avevo. Ah, sì. Allora, io ti avevo dato questo maglioncino da provare, ma direi che non è la serata giusta per provarlo perché è bianco. Poi domani, se starai meglio, sì, lo proverai. Se si macchia, di rosso. Certo, infatti, è nuovo. Ma sei bravissima. Guarda, veramente, tu fai delle cose che non si capisce come fai. Dammi un pastello. Allora, bimbe, sono quasi le 9:30, anzi forse sono già... Ecco, sono le 9:28, quindi andiamo subito a lavarci. Io voglio vedere il nostro video. Ho guardato Google Home. Sono le 9:28, adesso, senza fare storie, perché a quest'ora lo eravamo già lavate e messe col pigiama, invece ci siamo bloccate. Ok, se vi lavate ci laviamo i denti, magari fino alle 10:10:15 vi faccio guardare un po' di TV. Adesso posso guardare il film? Cosa c'è? No, sento un fischio nell'orecchio. Anch'io, ma forse è una lo sento anch'io un po'. Ah, ho capito, la maestra mi ha spiegato questo. Di un numero a caso. 5. A, B, C, D, E. Conosci qualcuno che inizia con la E? L'elefante. Elena. No, Elena. È l'amica di... Elena, la mamma di Giada. La mamma di Giada. Ci sta pensando. Come fai a saperlo? Guarda che io ho la stessa età della maestra Laura. Certe no, Laura, cose... Rosa. Ah, vabbè. A 28 anni. Infatti, anch'io ho 28 anni, la stessa età della maestra Rosa. Cosa, perché ridi? Niente, niente. Perché io non ho 28 anni? Ne ho 29. Ah, anche io sento un fischio. E quindi potrebbe essere aspetta, che qualcuno ci uno, pensa. 2, 3, 5. A, B, C, D, E. Conosci qualcuno che si chiama? No, come? I. La I un pochino più avanti. Quello che inizia con la I. C, D, E. E siamo così. Emmo, voglio arrivare fino a 2. 1, 2. Ok, B. Conosci qualcuno con la B? No, cacciamo così. No, no, cacchiamo così, cacchiamo così. Fino a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, B, C, D, E, F, G. Qualcuno con la G? Gaia. Giulia. Giulia. Allora cacciamo così. Gaia ti sta pensando, ma non è che Anastasia domani mi ruba la merenda? Quasi quasi domani porto una bella banana, così Anastasia sicuramente non me la ruba, i crostini li mangio poi a casa a merenda, vero? Faccio un altro fino a 10. Dai amore, dobbiamo andare. Non ti faccio guardare la TV. 7, 8, 9, 10. Non ti faccio guardare la TV, no, lo dico in cursivo. A, B, D, A, B, A, B. L 10 L è la L, il numero 10 è la L. Dimmi un nome con la L. Laura. Ok, la tua maestra si sta pensando, domani ti interroga. Andiamo a lavarci. Ok, Vane, ti sei messa il pigiamino? Ma sì, mi raccomando, salta così ti esce ancora il sangue dal naso. Guarda che queste cose non fanno bene se perdi sangue dal naso, Tua sorella è sparita di nuovo, in questa casa sparisce sempre, quindi allora facciamo una cosa, andiamo a dormire adesso, sembra che si sia fermato tutto e poi domani mattina verifichiamo come stai. Intanto ti ho dato anche il Nurofen per la gola, speriamo che ti passi, va bene? Allora buonanotte e ci vediamo domani, se hai bisogno stanotte chiamami, Si aprono le porte da sole degli... Eccola! Ciao, dov'eri? A mai più. Sei andata a farti un giro in cabina armadio? Un posto nascosto. Il vestito bianco ci sarà un portale segreto. Cos'è che hai detto? Dove c'è il vestito bianco c'è un portale segreto. C'è un portale segreto? Sì. Oh, interessante. Dove ci porta questo portale segreto? Nel tuo alle Maldive?
Guarda. Sei spiritoso tu, eh? Te lo faccio vedere. No, che faccio vedere? Che fai per vedere? Ascolta, Anastasia, mettiti immediatamente il pigiama, perché si sono fatte alla fine le 10. Non mi chiedete di accendere la TV. Accendiamo perché la TV, proprio un bijou. Sì, proprio un bijou. Ci vediamo domani mattina e vediamo come stai, ok? Sì. Buonanotte. E ragazzi, allora, il video finisce qui. Ho detto che ci vediamo domani mattina. Quindi no, il video finirà domani mattina. Va bene? Ari, non devi far così. Le è uscito sangue dal naso. Glielo fai uscire ancora. Lo sai che se stanotte le esce sangue dal naso macchia tutto il cuscino di rosso? E anche il tuo. Sì, eh. Tu non hai il cuscino? Che fine ha fatto il tuo cuscino? Ce l'ha adesso in mano. Dai, dai, diamo la buonanotte. Allora, ragazzi, il video finisce qui. No! Vabbè, per lei finisce qua. Tanto domani mattina, se per lei è finito qua, noi non la riprenderemo. Vane, buonanotte. Ci vediamo. Ragazzi, il video finisce qui. È scema. Ragazzi, ci vediamo domani mattina. E allora, domani salutiamo. No, niente, domani diciamo. Cosa vuoi dire domani? Cosa vuoi dire? Ti alzi, buongiorno, ben svegli. Eccoci finalmente a martedì. Domani sarà martedì. Domani diciamo la fine, poi. E ragazzi, se mi vedo. Va bene, se vuoi dirlo anche adesso puoi farlo. Vabbè, nel frattempo possiamo dire a chi non è ancora iscritto di iscriversi al canale, se ha voglia di vedere questa psicopatica. E comunque, Vanessa, ci vediamo domani mattina. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like in su. Vabbè, buonanotte. Ciao. Buonanotte, Vane, ci vediamo domani. Tomorrow. Buongiorno ragazzi, mi sono appena svegliata e questa notte Vanessa non mi ha chiamata, quindi suppongo che sia andata tutto bene, andiamo a vedere insieme. Vane, bimbe, bimbe, buongiorno, buongiorno bimbe, Vanessa come stai? Vediamo, sembra tutto bene, eh? Non ha sangue, quindi si è fermato tutto ieri sera, molto bene. Ciao amore, buongiorno, buongiorno amore, buongiorno cucciole. Gas, attacca, attacca Gas. Vane, tutto bene? Eh? Sì. Vediamo, ti sei già preparata per andare a scuola, tu sei già pronta, adesso usciamo. Ok, volevo solo tranquillizzare i nostri fan che stai bene, hai passato una buona nottata, non ti è più uscito sangue. No. Quindi ti salutiamo, gli auguriamo una buona giornata. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un pollice in su. Ciao! Ciao ciao!